Amici, un saluto da Jacklon e Max, benvenuti, bentrovati con me alla Retro Carriera da Vicenza su FIFA 2001. È una fra le carriere più difficili per quanto mi riguarda, perché appunto è intensa e al suo tempo è problematica. Comunque sia, lo vedremo presto come andrà. Voglio dire, è difficile segnare, non che sia difficile il gioco in sé è bello, il gioco in sé è molto molto bello e assolutamente mi sento di raccomandarlo a tutti, ovviamente per chi ha problemi veri a gestirlo, può sempre giocarlo con ovviamente una difficoltà minore, io lo tengo lì a esperto e ci soffro sopra. Questo è un grande Perugia che abbiamo contro con Zemaria, Melli, Nakata, Rapaic. Era un mitico Perugia e Olivea anche, mitico anche lui. Sulla carta nessuna delle due squadre è favorita e quindi ci aspettiamo un incontro molto equilibrato. Ci avviciniamo al calcio d'inizio, ci avviciniamo al calcio d'inizio e quindi lascio la parola a Giacomo Bulgarelli che è in compagnia di Massimo Come al Caputo. solito, Sei meno pronto per male. fischiare il calcio d'inizio? Ok, l'ha detto 3 volte già. Massimo, cosa possiamo dire ai tifosi che ci seguono da casa? Nel corso della stagione ci sono alcune partite che sembrano dover finire per forza in parità e Ops. penso che questa sia una di quelle. No, sta già dicendo che finisce pari. Ma perché? Ma perché deve dire una cosa del genere? Tra l'altro, terribile Ottimo l'abbinamento delle calcio, libera l'aria magliette. dal Non posso farci pallone. nulla, non posso cambiarlo io. Ma è terribile, ragazzi, è terribile. Grandiosa la parata del Non mi portiere. sono salvato Il tiro ha messo a dura prova l'estremo difensore che ha risposto con un qua. grande Ok. Ora intervento. giochiamo di passaggi. Gioco largo. Laudrup. Niente da fare per poco, però stiamo Sì, giocando gioca bene. ottimamente in difesa. Palla Abbiamo una grande difesa, questo spazzata sì. via dall'area. Ben giocata. Vedete che vanno sempre a marcare senza neanche fare interventi brutti. Melli! Bravissimi. Palla lunga giocata alla perfezione. Buona! Ci siamo, si inserisce, ma Ha non basta difeso perché. ottimamente in una situazione Sto difficile. confondendo i giocatori fra di loro, scusatemi se. Ma sono molto molto Te la simili con queste cedo. maglie, Ottimo lavoro del portiere. ok. È incredibile. Non era facile, bella parata. Non era facile, bella parata. È vera sta cosa. Zola. Anzi, Zola, grande Zola, Gianfrancone Zola. Che Nakata. a volte ha fatto delle prestazioni eccezionali. Buon movimento. Ho provato, ma. Interrompe un'azione pericolosa. Insomma, dobbiamo Cavalieri. gestirla bene, essere Palla rapidi. rilanciata Ora lunga. c'è Grande Babangida, vedete, sprinto un po' alla volta. Vabbè, classe. intanto la palla è nostra. Quello che volevamo, no? Arriviamo Mendes. lui. Cross, niente da fare. Stavolta la palla non esce. Palla allontanata dal Era troppo bello difensore. per essere vero, ragazzi, era troppo bello. Allora, L'attaccante è ci marcato siamo. stretto. Ok. Orco cambia. Ok. Ottimo passaggio. Babangida da qua, L'ha chiuso niente, se la bene. fa prendere ai piedi. E non c'è modo, anche se ho provato il tasto per fare una specie di dribbling, ma vado a fare. Ops, Zauli. niente. Ragazzi, Parata, splendida parata. per Grandissimo poco non se la tiro. buttava dentro, ma vabbè. Decisamente in giornata Perdoniamolo, dai, positiva. Una ha buttato sicurezza tra i in angolo. pali. Sì, ottimo intervento del portiere. Una È parata una stupenda. partita più o Il meno tiro alla sembrava pari, destinato in rete, con ma il differenza portiere che il ci ha Perugia provato con attacca di calma. più, colpisce di più. Sì, bella Noi parata. creiamo tantissime azioni, più azioni noi, però non basta. Ma vediamo adesso come va. Vedete, siamo appena all'inizio. Olive. Olive, Zauli. chi siamo? Palla per il Babangida, che voleva darlo a Babangida. qualcuno, ma. Rapaic. Grande calcio. Bell'intervento, assolutamente. Dicevo, pulito, Grande Guarda difesa. che anche loro. Non scherzo, su quello. Vai, da qua. Bella Ottima azione, ma non spinta di un basta. soffio. Questo è stato Grande un buon tiro, parata. vai. Insistiamo. Bravissimo il portiere. La presa non era facile. Vabbè. Perfetto controllo di palla. Palla Perfetto. passata. Andiamo su. Qua. Vai, ci siamo. Bella. Ma Ottima non presa basta. del Non c'è portiere. Il nessuno tiro dei non era nostri. facile. Una parata prodigiosa. Aveva già visto la palla in rete. Penso che abbia sentito questo contrasto. Avevo fatto un cross, ma non è andato. Nessun problema Ho per il premuto portiere che si quadrato. è ritrovato il Strano. pallone fra le braccia. Molto strano. Colpo di testa a seguire.
Grande passaggio. La difesa controlla bene il pallone. Gioca bene. Ottimo controllo di palla. Allora. Ops. Così non riuscirà certo a conquistare la palla. Perfetto. L'arbitro decreta la fine del primo tempo. Massimo, cosa prevedi per il secondo tempo? Sono certo che... Dopo che ci ha buffato col pareggio... prevedo un pareggio. In campo per l'inizio del secondo tempo. Ma lo sanno anche loro che è difficile segnare questo gioco. Sanno anche loro. Va bene, secondo tempo. Anche i tifosi danno spettacolo mentre inizia la seconda parte di gara. Ovviamente invito chi apprezza questi progetti legati alle retrocarriere, chi apprezza il mio contenuto, a lasciare un like al video. È un piccolo gesto, è un immenso contributo. Grazie a chiunque lo faccia, veramente gentilissimi. E vediamo di far crescere anche questa carriera. Calcio di punizione fischiato dall'arbitro che era ci in provo, buona posizione, però, ha visto tutto. Però ci provo così. Che bolide, se entrava questa era gol. Bello però. Il portiere rimette il pallone in gioco. Leggermente fuori. Buon contrasto, deciso ma regolare. Oh, ho fatto fallo stavolta. Vabbè dai, adesso non è che deve prendersela per un intervento del genere. Melli. Vediamo come va. Sì, ottimo passaggio lungo. Si è veramente buttato sulla palla. Brutti. Avrebbe potuto far male all'avversario. Vai. Niente. Grossi. Interrotto di nuovo. Bel passaggio. Siamo al 60esimo, manca pochissimo. Bravo. Guiso. Mi piace questa azione dove si costruisce. Pensate che Perugia... è sempre stata una delle mie squadre più difficili da affrontare. Ben giocata. Bella avversaria. Non sottovalutatela mai. Assolutamente, quando giocate ai FIFA, le vecchie scuola, PS1 in Perugia, mai sottovalutarla. Zauli. La mangira. Di Liso. Ok. No, una passata dove non volevo, in effetti. Maria. Maria, non Ze Maria, Maria! Maria Giovanni e Giacomo, vabbè, così a caso, vabbè. Ok. Vabbè. Nakata. Buon movimento. No. Melli. Attenzione, pericolo! Salvato da... sì, e perdiamo così un gol di Tovalieri. Potrebbe risultare decisiva. Incredibile, sì, ragazzi. Potrebbe essere il gol per... ecco il primo gol dell'incontro, il punteggio è ora di 1-0. Siamo messi molto male qua, ma possiamo ancora segnare. Tu l'hai previsto il pareggio stavolta, che ci porti fortuna. Vai, niente da fare, bravo. Limiti del regolamento. Ha zuppato. Su. Tangorra. Cavalieri. Olive. Cavalieri. Lo sta marcando tenacemente. Okay. Nakata. Perfetto, ci siamo. Vai. Quasi, quasi, stavamo facendo un bel lavoro. Gol? No. L'azione in cui siamo arrivati più vicini al gol è proprio questa. Stiamo giocando bene dopo sto gol subito, incredibile. Anche prima, in effetti. Però è un Vicenza pieno di orgoglio. Fate vedersi come va intanto la situazione qua. Vabbè, Viviani è sempre stanco al secondo tempo. Non posso cambiarlo tutte le volte lui. Volevo vedere in attacco. Non è così grave la situazione. C'è Luiso. Mettiamoci Otero. E mettiamo anche Colivano, che non si sa mai. Posto di Babangida. Ultima disperata. Non so neanche se entreranno in tempo, ma proviamo. Rapaic. Vai. Buon controllo. Ecco, Babangida, stanchissimo. Diamolo a lui. Da qua. Niente da fare. Siamo le solite. Manca poco. Ma io ci credo ancora. Rimessa è andata con fuori, le l'abbiamo persa. Cambio dunque. Però almeno entrano i nostri giocatori. Nakata. Olive.
Vedremo quanti minuti di recupero verranno fatti disputare dall'arbitro. Ok. Tanto è una sconfitta pesante questa. Vai. Ci siamo. Ma segna! Mannaggia. Dell'attaccante fa sua la palla. Che succede? Ottima presa. Me le spelle, lo so. L'allenatore è infuriato con questa espulsione. Lo so. La squadra resta in 10 uomini. Lo so bene. Lo so bene, ragazzi, ho perso la testa anch'io. Vai, Lauro. Ecco il fischio finale. La partita si chiude con un solo gol segnato. Le Pagotto squadre hanno avuto molte occasioni, ma non hanno saputo concretizzarle. Nuova partita Pagotto. È stata una partita più equilibrata di quanto pensassi. La differenza è nata da un unico errore. Sì, questa cosa è vera. Gol di Tovalieri. Ecco qua. E quindi, insomma, farò delle mie valutazioni entro la prossima partita per vedere di rendere le cose un po' più dinamiche ed emozionanti per questa carriera, ma comunque voglio portarla a termine e... temporale. C'è sempre temporale, ogni volta che registro sempre temporale. Vabbè, detto questo, vedremo come andrà. Ma state tranquilli, rimanete sintonizzati che ne verranno delle belle, ve lo posso assicurare. Ho già dei piani in mente, quindi non vi preoccupate. Davvero, è una sconfitta, certo, non piacevole, ma... comunque contro una bella squadra, il Perugia. Cagliari Piacenza 1-2, Milan Udinese 1-1, Empoli Sampdoria 0-1, Lazio Roma 3-2, Fiorentina Parma 2-2, Juventus Bari 2-1, Salernitana Inter 2-3, Venezia Bologna 0-1. Insomma, interessante che comunque siamo ancora lì a giocarcela. Siamo ancora lì a giocarcela a 8 punti dalla prima. Comunque si vedrà, c'è ancora un po' di partite, c'è ancora 12 partite, tutto può succedere. Un saluto a Jack e Max e buona giornata a tutti. Ciao!